La città di San Francisco, meta di turismo internazionale, nota per la sua vivacità culturale, famosi paesaggi ed il suo eclettismo architettonico, che affianca lo stile vittoriano a quello moderno, è considerata tra le più europee delle metropoli americane. Italiano di Cultura di San Francisco, luogo di incontro per intellettuali ed artisti, svolge un ruolo importante per la promozione della cultura italiana all'estero. Nel marzo del 2014 ha ospitato un'esibizione di Ferdinando Ambrosino dal titolo Da Cuma a Pompei, viaggio nel tempo. La mostra comprende lavori realizzati dal 2007 al 2014. I siti archeologici della Campania sono stati motivi ispiratori per l'artista. Pompei, Ercolano, i Campi Flegrei, ma anche Stabia, la costiera amalfitana. Un patrimonio culturale di assoluto valore, osservato, visitato ed interpretato da un artista contemporaneo. Un percorso a ritroso tra due civiltà, quella greca e quella romana, proiettato nel futuro. Un progetto culturale ed artistico con risvolti di grande interesse per la conoscenza all'estero del patrimonio archeologico italiano. Il senso di questa mostra è la valorizzazione come un artista contemporaneo può leggere e interpretare un patrimonio archeologico antico, naturalmente con un occhio di modernità. Infatti queste sculture antiche, viste da un artista contemporaneo, vengono, come dire, trasformate, contaminate e portate al pubblico in una visione completamente rinnovata. Il tema della mostra è una sfida, portata avanti sul sapiente gioco dei toni, per creare spazi destinati a ospitare una serie di citazioni e di frammenti greco-romani, dei quali sono appena segnati volumi, per consentire di distinguere un'anfora da una maschera e dal panneggio di una dea. Dove finisca la citazione di una civiltà a vantaggio dell'altra, non è dato di stabilire. Ed è anche in questa ambiguità l'altra componente di quel sottile fascino che è proprio della pittura di Ambrosino. L'arte non dipende né dalla storia né dalla natura, in quanto cultura non ha contesti cui deve obbedienza. E Ambrosino di questa libertà dell'arte ha fatto la sua bandiera, rompendo gli equilibri di ogni precedente ricerca. Spogliate di ogni ortodossa sacralità e investite di una luce che fa vibrare i colori, le sue icone sono anzitutto metafore di esperienze, squarci di storie sepolte, da riportare in vita per conoscerle e forse comprenderne il significato.